tutti cantano Sanremo. E qui nella postazione Radio Bruno all'interno dell'area stile sono ritornati gli Zero Assoluto. Ari, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Salvi. Secondo me siete ritornati non solo per il gran legame che avete con Radio Bruno, ma per il divano. Ragazzi, questo divano che c'è qui nell'area stile è veramente stiloso, questo divano. Di una comodità, cioè più del letto che ho in albergo. Assolutamente sì. Alberghi qua. Perché diciamoci la verità, si dorme meglio sui divani che nei letti. Sì. Cioè, bisogna dirla, bisogna sfatare questo mito del letto, veramente... È così. Allora ragazzi, questa settimana come sta andando? Stasera si ritorna in gara, di nuovo l'esibizione, altra votazione, poi si capisce. Ma guarda, onestamente l'obiettivo sarebbe arrivare al sabato per cantare una volta in più la canzone Dimmi di te, ma della gara in sé non ce ne può fregare di meno, nel senso che il pezzo sta piacendo tantissimo, le radio lo trasmettono e noi siamo venuti qui per questo, non è che siamo venuti per fare altre cose. E anche per ricordare che uscirà il vostro album. Esatto, il 18 di marzo, come si intitola? Dimmi di te, come la canzone che abbiamo portato a Sanremo. Dentro troverete anche Goldrake, anche l'amore comune di quest'estate, quindi insomma è un disco a cui siamo molto legati per il semplice fatto che pensiamo di aver fatto veramente un ottimo lavoro. In caso ci fosse tra la votazione questo accesso alla finale... poi dopo ti giuro, ma non è scaramanzia, noi tutte le volte che siamo venuti al festival abbiamo sempre fatto con la stessa modalità, no competizione, perché probabilmente non siamo neanche adatti per fare un certo tipo di competizione. Sicuramente siamo molto competitivi sulla canzone che abbiamo presentato e su quello che potrà regalarci dopo, quello sì. Dopo, quindi. Allora, siete in promozione qui attiva a Sanremo, la giornata tipo degli Zero Assoluto. Sveglia verso le 9, però magari sei andato a letto verso le 3:30, 4, e poi facciamo delle cose che non fanno tutti, cioè nel senso facciamo una cosa che a Sanremo si fa poesia, cioè interviste. Ma va! Una cosa stranissima. Parliamo di un'intervista dopo l'altra, attaccata, prendi qua e corri qui col furgone, vai là, esatto. al telefono. Ma questa cosa la facciamo solo noi, sì. Perché tutti gli altri li vedo invece che... No, gli altri invece non parlano assolutamente della canzone e dell'album, zero. Esatto, è così. Quindi facciamo quello per cui Sanremo è noto al di là del palco dell'Ariston, cioè il famoso tritacarne, il circo mediatico, la cosa, tutta quella roba lì. Ma riuscite a ritrovarvi almeno un'ora per riposarvi, concentrarvi? A volte, diciamo che quando si ha l'esibizione, come oggi, a un certo punto uno ha il diritto di dire vorrei un po' di tempo per riposarmi un po' prima. E io dico vabbè. Sapete già quando uscirete questa sera? No, perché credo che la conferenza stampa la faranno fra un pochino e quindi fra un po' si saprà. Speriamo non la fine. Anche perché è una serata lunga, tutti big in gara, i quattro finalisti dei giovani. Madonna, non forse saranno meno ospiti. Saranno meno ospiti. No, zitto, mo adesso mi ha fatta prendere male. No, ci sono anche gli ospiti. Pure. Non hai capito, finisce alle 4:20 oggi. Alle 4:20. Vabbè, dai. Va bene. Quindi preparatevi, concentratevi e grazie mille di essere stati ragazzi, qui. Se volete riposarvi il qui. Il pezzo lo state programmando? Sì. Mi raccomando, quella è la cosa importante. Però tu stavi dicendo che se vogliamo possiamo venire qua. Nel frattempo tu fai interviste a qualcun altro. Certo, e voi dormite. Guarda, noi ci mettiamo un angoletto su questo divano nell'area stile. Shadow Dax. Bravo. Dirlo. Amici di Shadow Dax, noi siamo grandi fan del vostro divano. Ah, che comodità. Ridi Shadow Dax. Shadow Dax. Perfetto. Dite anche ciao amici di Radio Bruno. Ciao amici, ma quello è chiaro. Amici Radio Bruno, grazie, è sempre un piacere. Quando entriamo qui veramente ci esplode l'estate addosso. È così. Meravigliosi, grazie. Ricordate, questo è un clima meraviglioso. Sì, sì, sì. Esatto. Avrà successo.